Ta-da! Bonjour! Sì. Porco boia. Metà delle case sono andate in rovina. Oh, è una stagione che porta il sindacato. Abbiamo appena incontrato un signore che sta a fare a piedi e dice che sono 10 km ancora, tutti così. Really fine. E come siamo ridotti. Ok. No, zio. Non possiamo fare sta roba. Cioè io piuttosto me ne faccio mettere sopra un camion. Che succe? Non hai preso la chiave? No, l'ho messa in casa, sono sicuro. E? Ma scusa, non potevo... Ma io c'ero dietro, non l'ho vista cadere. Mentre camminavamo zio non è caduto. C'era una qualche altra parte. Il ragazzo l'ho messa, mi sembra fosse, mi sembra alquanto possibile, sì. Aspetta. Buongiorno. Che per caso è vostra? Sì. Ah, ecco, no, l'ho trovata lì. Grazie mille. Prego. Grazie. Buongiorno. Grazie mille. Minchia. Invece l'hai perso proprio per strada. Ah, ma io non l'ho vista cadere, zio. Mi raccomando, Buongiorno. Questo è il terzo giorno di viaggio. Attualmente siamo a Norcia, ma ieri non ho registrato l'arrivo in quanto l'ho registrato ma poi si è buggata. Quindi non avviava la registrazione. Siamo entrambi molto provati quest'oggi, entrambi molto doloranti. I fisici iniziano a cedere, fisici non allenati da bevitori di peroni. Oggi prenderemo la vecchia ferrovia che porta da Norcia a Spoleto, mi sa. Noi giriamo intorno in questa piazza. Tangurelli, quanto sole c'è. Prenderemo la ferrovia fino a credo Spoleto e poi da lì prenderemo la ciclabile fino a Poligno. In tutto penso siano intorno tra i 70 e gli 80 km in teoria. È già faticosa questa. Butta giù tutto! E invece dovevamo prendere la ferrovia, la vecchia ferrovia, però tanto per cambiare, secondo il GPS, abbiamo sbagliato un'altra volta strada. E quindi ora tocca ritornare su a Norcia e non lo so dove andare. Tanto ormai io sono arreso alla sofferenza. Ho capito che tocca soffrire, soffro sto zitto della serie. Vedremo quanto dura questa cosa di stare zitto, però vabbè, non importa. L'ho presa e non è neanche tanto male. Forse. Ecco, aspetta, ho appena detto. Porco Giuda. Ruscellino. Aiuto. E niente, no, l'abbiamo presa. Madonna, ma che ferrovia era? Dell'anteguerra. Per passare qui in mezzo. Questa signora ferrovia abbandonata è molto faticosa, è molto molto faticosa. 50 km così saranno tosti, perché c'è tutta la bici che non è adatta, instabile. A parte c'è un sole maremma, sono le 9, c'è un sole che picchia in una maniera micidiale,
E poi il dolore al culo si fa più intenso dato che non c'è asfalto di scio. Però è paesaggisticamente bella, paesaggisticamente. Con la mountain bike che ci ha superato adesso un ragazzo è tutta un'altra vita. Ci ha dato mezzo chilometro in 3 minuti. Allora, io farò il narratore di questa storia. Eravamo arrivati a un punto discreto, abbiamo preso questa strada bianca che sembrava la strada per la via della salvezza, si è rivelata invece strada che ci riportava a Norcia. Abbiamo chiesto indicazioni e le indicazioni sono state: riprendete la strada che avete fatto, sì, che però si riavvicina alla strada statale. Di conseguenza siamo di punta a capo. La strada che ci ha fatto prima era giusta. Quale? Quella statale? Sì. Perché più là? Sì. A un certo punto praticamente c'è questo pezzettino qua e poi si ricongiunge con la statale e poi arriva. Riprende. Via. Sì. Va buono. Va bene, adesso ci siamo fatti questi 5 km in più. E si riparte. Occhio a non morire con queste buche. Volete sapere qual era la morale della storia? Che la strada iniziale era giusta. Attualmente sembrerebbe così, poi da qui a stasera tante cose possono cambiare. Maria Vergine. Sono tutte le indicazioni per arrivare a Norcia, ma non per arrivare dove dobbiamo arrivare. Adesso ci ritroviamo sulle 45 di sto passo. Tutti fermi, devo passare io, bastardo. A bastardo, limor tangurelli. Oh lucro, quindi mo per fare gli orta là tu per favore. Scendi. Scendi, ti prego, Dio. Che sega, chiuda gli stenti. Paesaggisticamente parlando è molto bello questo posto. Bello, sì. Però mannaggia, dovrebbe essere una strada iper super mega trafficata questa. Mortangurelli, mortangurelli. Molto noioso da fare in moto se vi interessa. È praticamente tutta dritta. Inoltre, sempre se uno vuole venirci in moto, è pieno di sti cavoli di semafori, quindi è anche pericoloso perché ci sono ste code improvvise e ci si segnala 200 metri prima. Zio, ti potevi mettere un po' più avanti. Aspettate, se io quello che viene preso sotto subito. Allora, sono le 10:26, mannaggia. Abbiamo fatto 20 km e 40. Abbiamo preso questa strada statale del cavolo e stiamo rischiando la morte perché è piena di gallerie con lavori annessi. Quindi ci fanno di quei lisci che veramente. Occhio macchina! Altre macchine! Stiamo tirando tutto quello che va alla bicicletta. Matteo prima ha fatto 50, io 35, 36. Però le gambe iniziano a accusare queste velocità costanti. Almeno le mie, sinceramente. E anche il mio culetto. Speriamo di sbrigarcela presto. In teoria tra un po' il GPS ci farà uscire da questo posto, ma non abbiamo trovato la ferrovia. Non l'abbiamo trovata, non c'erano indicazioni, non c'erano cartelli, si capiva un cavolo. No! Ah vabbè, questa non è un granché. Quelli prima erano tipo quella dopo, poi non ci voglio credere. Ma come cazzo si fa? Ma come cazzo si fa? Adesso vi faccio vedere cosa si prova a finire dentro una galleria mentre sei in bicicletta. Madonna, che cosa brutta! Per un cazzo, non vedo. Zio, ieri vedi quella strada? E dove eravamo noi scendendo da Cerreto? Non mi sento più le gambe. Zio, da qua per forza. Non ci sono. Ma però così ci rischiamo di brutto. Lo so, zio, ma dove vai? Non so,
questa ferrovia passa per Cerreto? No, non passa per Cerreto, zio. Ti pare che passava per sti paesi? No, non passava per i paesi. Cazzo. No, dico che Cerreto è in alto. Non passa per un paese così in alto. La ferrovia non ha pendenza, zio. Basta che pensi alla strada che abbiamo fatto ieri in discesa. Come fanno un treno a salirci? Dopo aver visto la morte in faccia per più gallerie, forse mi ho trovato indicazioni per sta cavolo di ferrovia. Mannaggia. Pip. Poi siamo senza cibo, perché non ci siamo comprati ancora i panini, non abbiamo trovato un posto dove comprarli. Adesso vedrai che non ci troviamo un'altra volta le indicazioni. Vedrai tu. Noi infatti c'è... quindi non esiste altra... No. Noi ci siamo fatti la statale, una paura pazzesca, perché poi le gallerie è brutta, eh? Eh sì. Brutta. Infatti, veramente. Ce l'ha detto l'albergatore, dice scendete a Borgo Cerreto e fate il tratto che è bello, che almeno questo è un po' più ciclabile, tranne alcuni punti. Eccoci. Abbiamo preso questa benedetta ciclabile, la vecchia ferrovia trasformata in ciclabile. E ora speriamo bene, anche perché cavolo sono le 11, ne abbiamo fatto 30 km neanche, mannaggino, che palle. No, non c'è l'ego, oddio. Sarà un lungo tragitto. Mi sono andato proprio a un millimetro. Mannaggiotto. È lunga la strada per Barberino. No, di questo sto scendendo. Perché devi scendere? Ma scendi. Si vede in cazzo. Ho corso 8 km di questa signora ferrovia. C'è un caldo, ragazzi, che appena non c'è l'ombra soffochi. E ancora non abbiamo trovato un posto dove riempire le acque. Fortunatamente io sono sparagnino di natura, quindi finché non so che c'è una fontana sorseggio l'acqua una volta ogni mille, e quindi per ora ho ancora mezza di quella più piccola. Ma più che altro il problema è le cibarie, totalmente, non sapremo neanche dove le compreremo per pranzare, intendo, e queste cose qua, e basta, insomma. E adesso in teoria dovrebbe essere, crediamo, una trentina di chilometri sta cosa, forse un po' meno, cioè totali 30 km totali, e quindi noi ce ne mancherebbero 20, però buono, cioè è un'incognita. Se qualcuno vi consiglia di fare la Spoleto Norcia all'ex ferrovia Spoleto Norcia, dicendovi che è bella eccetera eccetera, è una cazzata. Non c'è un sentiero tracciato, non ci sono i posti, si sparisce dopo un po'. Sto facendo il cazzo di video in cui sto dicendo che è una cazzata chiunque ti dica che è una bella strada ciclabile. Perché Spoleto è super, eh? No, oddio. Stai scherzando? Però che siga, cioè, ma è possibile che in questo universo, stagione del merda, per muoversi da una città all'altra, uno o c'ha un Ferrari oppure niente? Ecco come continua la ferrovia. Ah, porco boia, a parte gli scherzi, ma come cazzo passava sta ferrovia? Ma senti che caldo. Mannaggia. San Bugozzo. Mannaggia. Oddio. Ma sarà mica normale una roba del genere. Genna fatica in bicicletta. In più ci metti ogni volta, ogni giorno c'è un problema. Ah, spini sulla gamba. Ui. Ah, sulla mano. Sti treni di una volta non erano, non sono, oddio, non erano come quelli di oggi. Disbo. Mi dissocio. Ma non...
non è che mi convinca particolarmente quel tubo. Ecco come siamo ridotti. Ah, viene fresca. Voglio sapere anche da dove viene quest'acqua. Non la sto bevendo, tra parentesi. Sono le mucche. Dove cazzo sto andando? Segui la mucca, ti sta indicando la strada. Un ma se avessi i soldi me la comprerei anche una mucca. Sono proprio belle. Andiamo bene. Perché metti le reti sabbandate, mi fanno paura? Anche a me, zio, tanto anche. Infatti me ne voglio allontanare il più possibile. Chi c'è dentro? Sì, zio, lo stiamo dicendo, ma non andiamo avanti. Lo so, teniamo duro, zio, sto faticando tantissimo anche perché sto quasi male. E qua? Adesso di qui, Dio. Dio. Salimo, sto scendendo. Ma come fa a essere una vecchia? Sì, oddio, anche qua scende abbastanza. Come fa a essere una ferrovia questa? Dio. Sì, mi sa che si ricongiungono. Mi sa che sono la stessa cosa? Sì. No. Cazzata. No, zio. Spoleto Nord. Di 20 metri. Di Spoleto. Niente. 20 km più in là. Basta. E qua? Madonna, neanche ci passo io. Vaffa. Le imprecazioni di Matteo, penso che non sia quella giusta. Invece è quella giusta? No. Ci sono alberi ogni 20 metri. Dio. Sì, ma questi non fanno manutenzione da 25 anni. Come fai a passare? Sì, ma zio, ma sei tutta così per 11 km, cioè muori. Sti cazzo di alberi, porco. Dove? No, zio, non possiamo fare sta roba. Se fossi a piedi tanto, ma con la bicicletta in mano più le borse. Sì, ma Dio, te come fai? No, zio, è improponibile. Col sindacato, porco. E forse è questo il ponte che dicevi? È uguale a quell'altro. Ma però di qua è una pezza. Tu pensi a quanti anni hai che questa roba? Io, zio, sto male, porco due. Coperto in questo momento, non, perché mi sono cercato un attimo di informare su internet, non esiste più a causa del terremoto, è tutta mezza distrutta e mezza no. Solo che non te lo dicono. Gli articoli più famosi sono del 2016. Esatto, cioè gli articoli più famosi, e anche come, perché anche papà ci aveva consigliata, sono cose a quanto pare prima del terremoto. Noi siamo arrivati fino a un punto, ma è improponibile, ci sono alberi che bloccano il sentiero, eccetera, eccetera. E inoltre siamo senza acqua, è caldissimo, senza cibo. Adesso scendiamo giù in un paese, mangiamo qualcosina, beviamo qualcosina, e ci rifocilliamo. E poi ho trovato forse una via di successo, chissà quanto fatica chiederà, ma meglio di niente. Sì, ma scusa, zio. Stasera siamo cotti. Tutta la vita a pedalare, tutta la vita a pedalare. Vaffanculo se strade del cazzo, se ci cave di merda. Vaffanculo, se prende la strada e si pedala. Vaffanculo, cioè mai più, proprio mai più. Zio, pensa se eri da solo. O chiudi di mortà, angurelli. Ma poi... non ti va di lo scoppio. Ma Dio... E vai avanti, zio. Lascia! Ma ho paura che cadi. No, zio, sistema la tua, io la tengo la mia. Sistema la tua.
Ecco i ioni. Per fortuna. E anche le gambe. Ce la fai? Sì, ma perché non va avanti questa cazzo di perché richiede il suo governante. Sono un cavaliere della tavola rotonda. Poi prima qui sto per ammazzare. 9-9, ma sto distruggendo tutto.